Oggi parliamo di SID e di come metterlo in sicurezza dividendolo e distribuendolo. Partiamo dalla, appunto, definizione di SID. Cos'è un SID? Un SID è una serie di 12 o 24 parole che vi permettono di ricostruire un wallet. In che senso? Nel senso che ogni qualvolta che voi generate un wallet o da un software wallet, quindi sul vostro computer o tramite un hardware wallet, vi viene sempre mostrato un SID, quindi questa lista di parole, questa serie di parole che viene consigliato appunto di salvare in un posto sicuro e su un foglio di carta. Adesso, questo foglio di carta può essere o appunto generato manualmente, quindi prendiamo un foglio di carta normalissimo e scriviamo la lista di parole, oppure come succede solitamente, insieme all'hardware wallet, quindi alla chiavetta stessa, chiamiamola chiavetta per semplificare, vi viene dato questo cartoncino in cui ci sono appunto i numeri. Adesso faccio un esempio con 12 numeri per semplificare, per essere più veloce, in cui semplicemente dovrete scrivere appunto le parole che vengono visualizzate sullo schermo oppure appunto sull'hardware wallet. Adesso, il SID è un modo fantastico per fare un backup e successivi ripristini di un wallet, però contemporaneamente crea dei problemi di sicurezza enormi. Primo, perché chiunque in possesso di questo foglio di carta, in possesso di queste parole, può rigenerare un wallet ovunque e quindi potenzialmente entrare in possesso di tutto il vostro patrimonio in Bitcoin di quel wallet specifico. Però contemporaneamente ci sono dei grossissimi problemi relativi appunto a potenziali eventi catastrofici, quindi eventi naturali come, non so, inondazioni, oppure appunto il foglio di carta prende fuoco e non è una cosa così rara, ecco. Possiamo fare il tipico esempio, semplicissimo esempio, del bicchiere di acqua che cade sul foglio, sbava l'inchiostro e il wallet, e quindi il SID è perso e non possiamo più recuperarlo. Quindi oggi vi insegnerò a dividerlo e a metterlo in sicurezza. È molto semplice. Per prima cosa dobbiamo dividere il nostro SID, in questo caso il nostro SID da 12 parole, in tre parti diverse. Quindi prendiamo le prime quattro parole, le seconde quattro parole e le terze quattro parole. Vedete? Prime quattro parole, seconde quattro parole e terze quattro parole. Fatto ciò, semplicemente dovrete trovare tre posizioni, quindi tre parti, dovete trovare tre posizioni. In che senso tre posizioni? Intendo proprio posizioni, quindi luoghi fisici dove mettere le parti del SID. Adesso, noi abbiamo fatto questo esempio con 12 parole, ma la stessa cosa può avvenire con 24 parole. Quindi anziché dividere il SID in 4, 4, 4, lo dividete in 8, 8 e 8. Allo stesso modo, se voi, perché vi è data la possibilità, mentre vi è generato un wallet, decidete di aggiungere un'ulteriore parola, quindi in questo caso la tredicesima o la venticinquesima parola, non dovrete far altro che aggiungere queste ultime due appunto nella terza parte del SID. Quindi, una volta diviso, semplicemente dobbiamo trovare tre posizioni che possono essere, ad esempio, una posizione, casa nostra, la casa del nostro familiare o nostro amico. Una seconda posizione potrebbe essere una cassetta di sicurezza, una terza posizione potrebbe essere eccetera, eccetera, eccetera. Semplicemente qua dovreste avere appunto voi fantasia nel trovare delle posizioni che ritenete sicure. Quindi, prima posizione, seconda posizione e terza posizione. Ecco, una volta fatto ciò, dovete prendere le vostre tre parti di SID e farne due copie, quindi una copia e un'altra copia. Adesso la cosa è molto semplice. Noi prendiamo le nostre copie di SID, di parti di SID, e le posizioniamo in punti diversi. Vedete? In questo caso, nella prima posizione mettiamo le prime quattro parole e le seconde quattro parole. Nella seconda posizione mettiamo le seconde
quattro parole e le terze quattro parole. Mentre nella terza posizione mettiamo le prime quattro parole e le terze quattro parole. Come potete vedere, distribuendo e dividendo il wallet, il SID, noi siamo in grado di recuperarlo anche se una delle appunto tre posizioni dovesse essere compromessa. Poniamo che la prima posizione, non so, ci sia un furto, quindi un ladro entra in casa nostra, dove abbiamo messo appunto queste due parti di SID, e ruba il SID, oppure la casa viene inondata o prende fuoco. Come potete vedere, anche se una terza persona, un estraneo, entra in possesso delle prime quattro parole e delle seconde quattro parole, non può ricostruire l'intero SID e quindi noi siamo ancora in grado di appunto essere al sicuro. Contemporaneamente però, anche se una delle nostre posizioni, poniamo in caso la prima, è compromessa, noi siamo in grado di ricostruire il wallet prendendo le prime quattro parole della terza posizione, le seconde quattro parole della seconda posizione, oppure scegliere come terze quattro parole quelle che si trovano nella seconda posizione o nella terza posizione. E come potete vedere c'è un collegamento tra la seconda e la terza posizione. Molto semplice, questa cosa qua è una cosa veramente semplice da fare, però che vi dà veramente un grado di sicurezza e vi difende appunto non solo appunto da attacchi appunto fisici, quindi di ladri, ma anche da eventi naturali. Però il discorso che, cioè il problema che rimane è che questo SID, questi appunto queste prime quattro parole, seconde quattro parole, terze quattro parole, sono scritte su dei fogli di carta e i fogli di carta non sono in assoluto un modo sicuro per appunto salvare queste informazioni, perché appunto si usurano, sono appunto molto molto delicati, eccetera eccetera eccetera. Quindi negli ultimi anni sono usciti un sacco di prodotti molto interessanti, tra cui appunto questo che io vi consiglio, che non hanno un nome specifico ma che a me piace chiamare SID Backup. In questo caso parlo del Crypto Steel Capsule, che non è altro che appunto una capsula in cui noi possiamo salvare il nostro SID o qualsiasi altra informazione. È molto semplice da utilizzare, perché oltre a questa capsula ci vengono appunto inviati una serie di caratteri, in questo caso A maiuscolo, A minuscolo, i numeri, caratteri speciali. Quindi noi basterà che prendiamo lettera per lettera e le inseriamo nella nostra capsula. Non solo, noi possiamo comprare più capsule, perché abbiamo la versione singola, la versione doppia, la versione trio, e possiamo sfruttare quello che vi ho appena insegnato, ovvero prendiamo i nostri Crypto Steel Capsule e mettiamo la prima parte del SID, la seconda parte del SID e la terza parte del SID in luoghi diversi per appunto avere un'ulteriore sicurezza in più. Non solo, il discorso di prendere tre capsule diverse è anche per creare un wallet multifirma, multisignature, che ci dà ulteriore sicurezza, ma di questo andremo a parlare in futuro. Detto ciò, il capsule non solo ci permette di salvare il SID, ma ci permette anche di sfruttare il nuovissimo Shamir Backup e tante altre belle cose. E c'è una cosa importante che devo dirvi, ovvero che potrà capitare che quando arriverà appunto il Crypto Steel a casa vostra, vediate che c'è poco spazio o che ci sono poche lettere da utilizzare. In realtà, perché vi basterà inserire le prime quattro lettere per ogni parola. Infatti, tutte le parole della lista di creazione di un SID sono univoche tra loro e basterà trovare le prime quattro lettere per ricostruire la parola intera. Oltre al Crypto Steel Capsule ci sono diversi prodotti sempre di Crypto Steel, in questo caso c'è il cassette, che era il prodotto precedente al capsule, che sì, è ancora ottimo, però è molto più difficile da nascondere perché è più grande. E allo stesso modo su Bitfodl c'è lo stesso identico prodotto che ha lo stesso design e lo trovate anche su blockstream.com, sullo store di Blockstream. L'unica differenza appunto è che questo c'ha il logo di Blockstream
questo c'è il logo di Buildfolder, né più né meno. Vi consiglio comunque di controllare tutti e tre i siti, soprattutto fino a novembre per il Black Friday, perché magari troverete offerte diverse. E appunto perché uno shop potrebbe essere in Francia, un altro in Canada, un altro in America, magari riuscite anche a diciamo, risparmiare un po' di soldi sulle spedizioni. Che dire, ditemi se il tutorial vi è piaciuto. Ripeto, molto semplice, basterà dividere il seed in tre parti e trovare tre location diverse dove appunto lasciare il seed stesso. Mettete un mi piace, commentate, condividete, mi raccomando entrate nei nostri gruppi sia su Telegram che su Facebook e su LinkedIn e ci vediamo al prossimo video.